benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi un nuovo video vlog perché oggi voglio che sia una giornata produttiva ma in compagnia. Prima di iniziare lasciare un video, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un piccolo like. Mi trovate anche su Instagram come Red Eric. Iniziamo. Ovviamente non è un mio vlog se non inizio con il mettere a posto la camera, perché è sempre un disastro, perché casualmente ogni volta la sera prima vado di fretta e lascio tutto quanto così in disordine. Però prima di mettere in ordine la camera vado a fare una to-do list, così ci vediamo anche bene le cose da fare, man mano le facciamo e le cancelliamo. Credo di aver finito qui con le cose della lista da fare, ovviamente non solo oggi, scriverò appunto qui man mano le cose che voglio fare nell'arco delle giornate e ogni volta andrò a cancellare. Quando finisco una pagina la strapperò e continuerò sull'altra. Posso togliere e depennare subito dalla lista è questa Vinted cavigliera, perché voglio vendere una cavigliera che non indosso. Fatto ciò, ora sistemo un attimo la camera, perché almeno così ho un po' più le idee chiare, perché anche nella lista delle cose da fare c'è proprio il risistemare l'armadio, ma ci vorrà un bel po' di tempo. Non so se farò un video a parte, ma almeno che sistemo un attimo la camera va benissimo, anche perché nell'armadio ho un sacco di cose che non metto e poi metterò in vendita su Vinted, quindi lo vorrei fare qui con voi su YouTube, così almeno che vedete direttamente le cose che metterò, altrimenti le vedrete direttamente su Vinted, quindi seguitemi su Vinted. Lui è Roy, lui ama giocare con la palla, è un giocherellone, corre e salta un sacco. Sky, vieni qua. Lui invece è Sky, ama mangiare, sono fratelli e ama andare alla ricerca di lucertole e prendere le farfalle. Non gli interessa giocare, ma è un coccolone. Dato che i miei cani non sanno stare da soli, ma l'importante è che ci sia una presenza vicino a loro, facciamo qui l'organizzazione delle agende e anche dei video che sono appunto nella lista delle cose da fare. Nel frattempo però faccio compagnia con i video YouTube su questo tablet, ma voglio farvi vedere quanto è bello. Questo è il Doji T10 Plus. Guardate che bel colore che è, ora vi tolgo la cover. Arriva già con la cover e ha anche in realtà la penna all'interno. Guardate che bel colore l'ho scelto in questo lilla spettacolare. Guardate che camere pure che ha, mi piace un sacco, quindi lo uso per vedere anche video. E da qui controllo anche le mie statistiche di YouTube, quindi vedete i miei video, perché io so chi vede i miei video e chi no. Michael Yes mi ha inviato un super grazie di $2, grazie mille. Un altro commento mi chiede: ciao Erika, bellissimo video, fai più video a tema tech e metodo di studio? I video che facevi prima a riguardo sono davvero bellissimi, li sto rivedendo tutti. Oh, grazie mille, credo che proprio lo rifarò.
Attualmente sono a 20.091 iscritti. C'è stato un periodo la settimana scorsa in cui ero a 20.090, a un certo punto hanno diminuito sempre di più, probabilmente perché YouTube cancellava o ha cancellato gli account fake. L'86% delle persone che vedono i miei video non sono iscritti al canale, quindi se anche tu fai parte dell'86% delle persone che non sono iscritte al canale, questo è il momento giusto per iscriverti, perché se vedi i miei video vuol dire che sei interessato. Momento pubblicità finito, andiamo direttamente a YouTube per vedere qualche video e farmi compagnia. Mi avete visto scappare via perché è arrivato un pacco a mio padre, era il postino e sto solo io in casa. E i miei cani si sono preoccupati perché mi hanno visto letteralmente correre. C'è Roy sotto le mie gambe che sta appunto prendendo le carezze da me. Ora è arrivato anche l'altro cagnolino che mi sta leccando la ferita che ho al ginocchio. Mi sono rispostata in camera perché faceva troppo caldo e sono come i miei cuccioli. Lui appunto è Roy. Invece quest'altro birbante è Sky. Sky? Lui ama stare sui tappeti, coperte, col pelo. Continuiamo a scriverci tutto quello che stavo facendo sulle agende, così da cambiarle totalmente e nel frattempo ovviamente sempre con lo stesso doji vediamo i video sul tablet appunto. Abbiamo un intruso! Mi vuoi proteggere? Appena ho avviato il video. Mentre io cerco di portare a termine la mia to-do list, loro così di sottofondo. Finito di registrare le cose sull'agenda, vi voglio far vedere appunto anche il riepilogo settimanale che mi arriva ogni settimana giustamente da YouTube. Ecco qui le mie analytics. Queste attività sono quelle della settimana scorsa, ovvero ho pubblicato due video. 5.529 persone hanno guardato il mio canale e questi sono i video guardati dal mio pubblico. Persone che non hanno solo guardato ma hanno interagito. C'è anche questa parte interattiva. Qual è stato il video più guardato della scorsa settimana? È stato ovviamente Decluttering Bikini 2022, che ha ricevuto 1.070 visualizzazioni nell'ultima settimana. Ci rivediamo la prossima settimana. Per ora questa è l'organizzazione dei video, cioè così in ordine, quindi spoiler dei prossimi video che usciranno. E appunto, se siete interessati a qualcuno di questi, non vi preoccupate che usciranno. E tra l'altro, ovviamente, poi man mano andrò ad aggiungere i video in ordine a quelli che devo registrare e come usciranno. Altra cosa che mi è piaciuta molto di questa applicazione, ve la faccio vedere, è che praticamente posso creare il mio quaderno. La copertina, ad esempio, vado a prendere questo di Van Gogh, seleziono il titolo tipo Weekly Planner, anzi facciamo solo Planner, confermo la mia creazione. Per quanto riguarda le pagine posso scegliere ovviamente il colore delle pagine, ad esempio a me piace il giallino, eccolo qui, e posso scegliere se foglio bianco, millimetrato, foglio a quadretti, ma anche ad esempio il piano del giorno, piano mensile, eventi da completare, quindi anche le to-do list, piano settimanale. Ed ecco, se non volete avere la parte cartacea potete farlo digitalmente, ad esempio su questo tablet. Non nego che uso tantissimo il tablet, come avete visto anche nei miei vlog precedenti, cioè probabilmente uso più il tablet, ma per fare queste cose, ecco, per programmarmi, eccetera, preferisco nettamente il tablet. Ora passiamo alla carta, come vi dicevo, e andiamo a depennare le cose che ho fatto ora, ovvero riorganizzare le agende e organizzare i video YouTube. E se non l'avete notato, man mano sto aggiungendo delle cose nella lista, delle cose da fare. Un attimo.
fermo qui per farvi vedere questi neon, perché se non lo sapete ho pubblicato un video che vi lascio qui dell'Extreme Room Makeover, perché ho cambiato praticamente tutto nell'arco di questi mesi. Successivamente, ecco, ci sarà un room tour, ma nel frattempo ci saranno anche altri cambiamenti, tra cui anche questo LED che ho preso praticamente dai primi video sul mio canale YouTube. Che però voglio vendere perché appunto non lo utilizzo più perché ho cambiato il mio stile, ma è ancora super ottimo, in buone condizioni. Si possono mettere sia le batterie, attaccarlo alla presa direttamente con la USB-A. Perché ho preso anche quest'altro LED che vorrei appendere sulla scrivania, ma vediamo un po', mi piace tantissimo. Si accende con il pulsante ed è anche dimerabile. Questa è la luminosità massima. Ora invece sta diminuendo alla minima, mi piace tantissimo. I miei cani super attenti a qualsiasi passo io faccia. Questo per dirvi che se volete scrivetemi che lo metto in vendita su eBay, oppure vi lascio il link direttamente giù, oppure su Subito, vediamo un po', vi lascio comunque il link della vendita giù in descrizione. Come anche non l'ho detto, ma vi lascio ovviamente il link del tablet giù con tutti quanti i riferimenti, anche questo in descrizione. Sul tablet sto iniziando a vedere anche questa serie, le Kardashian. Ho visto giusto i primi 10 minuti della prima puntata perché nel frattempo ho pubblicato appunto il mio annuncio del LED e possiamo cancellare anche questa cosa dalla lista delle cose da fare. Prossimo punto da cancellare è il sistemare la skincare. Ieri è arrivato questo carrellino che avevamo pensato per mettere i detersivi, ma come potete vedere non entrano, ma non ci interessa ora la parte dei detersivi, ma questa parte su. Credo di voler mettere la skincare, così vengo in bagno, mi specchio e ho qui tutta la mia skincare disponibile. Per fare ciò devo sistemare anche questa parte dove ho il Dyson, ho ad esempio la spazzola di Nala e anche tutto quanto questo cassetto che è pieno di altri prodotti skincare, barra capelli, barra cose per gli scout. Qui ho tirato fuori tutte quante le cose nel cassetto di qui, ho preso tutta quanta la mia skincare. Per ora ho sistemato così, ovvero la parte superiore tutti i miei prodotti skincare e poi secondo ripiano tutti quanti i miei shampoo, conditioner, maschere, non uso balsami quindi niente balsami. Ora andiamo a depennare un altro punto della lista delle cose da fare con il telefono qui davanti a me perché andrò live su TikTok mentre ci trucchiamo e farò in bagno ora la skincare per poi passare in camera. Ovviamente vi ricordo il mio profilo TikTok per seguirmi nelle live che faccio non ogni giorno, ma le faccio molto molto spesso. Sto avendo problemi con la live perché non mi vedono e non mi sentono le persone, quindi non capisco il motivo. Riproviamo a riavviarla. Mi sono spostata nella postazione make-up. Mi sentite e mi vedete? Ah, ok. Perché prima parlavo ma nessuno mi rispondeva, quindi poi ho visto man mano il numero scendere di persone, cioè da 100 siamo arrivati a 6 persone, poi 3. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Ho appena terminato la mia live TikTok, questo make-up che ne è uscito, lo vado a registrare un video. Assolutamente non va bene questa maglia perché già probabilmente ho esagerato sia sugli occhi che sulle labbra. Sto vedendo ultimi commenti dei video YouTube. Ho appena terminato di registrare il video per quanto riguarda, credo che lo dovrete ancora vedere, o forse no, non lo so, va bene, nel caso ve lo lascio qui, e riguarda praticamente le unghie di manico, ovvero le unghie che io ora ho addosso. Cioè, che dire, sono spettacolari, vi riducono i tempi di applicazione, cioè in 10 minuti sono perfette letteralmente, e sono perfette dopo 3 settimane ad avercele su. Quindi possiamo andare a togliere dalla lista delle cose da fare anche a registrare video YouTube.
punto da cancellare nella lista delle cose da fare, ovvero scrivere la descrizione del video YouTube del calendario dell'avvento di Makeup Revolution, che uscirà a breve se non è già uscito. Come vi ho anticipato, ho iniziato a vedere oggi le Kardashian. Ho voglia ora di cambiare le mie labbra, la colorazione, perché volevo da tempo che non mettevo un rossetto rosso. Oggi ho deciso di metterlo in live, appunto. Nel frattempo vi aggiorno anche per quanto riguarda una voce che è chiamare la Vodafone per iPhone 15 Pro. Se avete visto la parte di community del mio canale YouTube, in più seguite le mie live, sapete che devo prendere l'iPhone 15 Pro, appunto. Ve lo dico in breve: sto aspettando questo telefono letteralmente dal 15 agosto 2023. Abbiamo aspettato ovviamente l'uscita. Io ho l'iPhone 11, che è questo qui, ma mi serve un iPhone nuovo, diciamo, per registrare i miei video vlog, sia per la memoria, perché è pochissima questa che ho, non mi conviene acquistare un cloud, eccetera. Insomma, per i miei motivi voglio prendere l'iPhone 15 Pro. Dovevo prenderlo online il 15 per poi farlo arrivare a casa il 22 settembre, ma la banca non mi fa pagare online, quindi siamo andati alla Vodafone. Abbiamo detto: vabbè, dato che alla Vodafone arrivano, abbiamo chiesto il 512 giga titanio neutro, ha detto che arrivava il 27 settembre, nel frattempo da fare la mia combo labbra nude. Il 22 sono arrivati invece quelli da 256 giga, il 27 invece dovevano appunto arrivare quelli da 512, ma spoiler, non sono arrivati. Hanno detto forse domani, forse domani, forse domani, davano la colpa a Bartolini, ma ripeto, spoiler, non sono mai arrivati ad oggi, che è il 2. Non rispondevano neanche al telefono. Siamo andati quando l'orario di apertura, appunto, del negozio, è detto no, chiuso, e ci hanno cacciato via praticamente questo sabato, che era il 30 settembre. Oggi il 2 finalmente ci hanno risposto al telefono e hanno detto forse arriveranno la prossima settimana, grazie al piffero. Io lo volevo prima, se no non avrei mai detto prendiamolo da voi. E in pratica oggi ci tocca acquistare il telefono online, probabilmente senza partita IVA. E ve l'ho detto proprio in brevissimo, io già non lo volevo prendere da Vodafone, dopo di questo ancora di più. Questo mini storytelling, mi sto spiacchiando dalla cover del telefono. Nel frattempo ho preso anche già cover, pellicola dell'iPhone, ho preso anche l'adattatore, perché ovviamente ora escono senza, ma arriva solo con il cavo, ma prima o poi questo telefono sarà mio. Io che volevo far uscire il video unboxing il 22, quando mi doveva arrivare, e invece no. Quindi non voglio che questo vlog duri tantissimo, ora tipo 20 minuti di vlog. Vado ad applicare uno di questi tre rossetti, ovvero, vediamoli un po' per decidere, MAC colorazione Cherish, questa è Catwalking di Charlotte, oppure c'è Cover Star sempre di Charlotte, che è quello a cui stavo pensando. Andiamo di questo, al massimo poi vado forse con quello di MAC, anche perché poi sulle mie labbra sono tutti quanti scurissimi, anche se sembrano super chiari. Ripasso un po' il contorno con questa matita di Make Up For Ever nella colorazione 506 Endless Cacao. Andiamo prima a prendere il mio correttore preferito, che è questo qui, il Cover & Care di Catrice. Ne vado a prendere pochissimo con il pennello per aggiustare appunto i bordi, dato che avevo il rossetto rosso prima. Questo trucchetto lo potete fare con qualsiasi rossetto per pulire la zona. Terminiamo con un gloss. Non lo so, forse oggi andrei con questo di Cash Beauty per rendere tutto ancora più nude, marroncino. Non lo so, mi dà molto vibes Kardashian. Ha un odore di caramello buonissimo. Make up labbra terminato e cambiato. Ho risistemato anche il cassetto delle calze, quindi lo depenniamo. Nel frattempo ho messo anche qui la scritta, ma in realtà non si vede bene. Faccio un attimo capire. Non l'ho detto, ma dopo aver chiamato la Vodafone posso aggiungere quindi alla lista acquistare iPhone 15 Pro online. Ho anche sistemato la sala qui, quindi possiamo depennare.
Per concludere questa to-do list, rispondere alle mail credo lo farò proprio ora perché si può fare rifare le unghie, in realtà le devo fare fra qualche giorno, però già ce l'ho segnato dalle cose da fare, registrare TikTok che non ho fatto in tempo a registrare, riorganizzare l'armadio ovviamente in un giorno non si può fare, ma prima o poi man mano lo faremo insieme magari anche qui su YouTube, creare il libro delle nostre avventure, lo farò, pubblicare YouTube Shorts, me ne sono completamente dimenticata quindi lo farò domani, e acquistare iPhone 15 Pro online stasera assolutamente lo farò. Per quanto riguarda YouTube Shorts, lo carico ora per pubblicarlo direttamente domani. Ho scelto anche le cose da mettermi questa sera. Non so se la maglia che indossavo prima, quindi con lo scollo quello quadrato, oppure il maglioncino più pesante rispetto alla maglia in cotone che ho addosso, perché andrò in montagna. Non fa ancora freddo, ma non so che tempo fa in montagna. E poi pensavo questi jeans molto chiari, che scendono in realtà leggermente a zampa. Per farvi capire, la maglia è questa. Alla fine ieri non mi ho portato con me perché uno me ne sono dimenticata, due perché appunto mi serve il telefono nuovo per fare i video in giro e anche perché non ho memoria appunto sul telefono perché lo devo cambiare, ma vi porto con me oggi all'acquisto del nuovo iPhone 15. Comunque stamattina mi sono truccata in stile Kardashian, non lo so, mi dà molto questa vibe, mi piace un casino, mi piacciono le labbra che ho fatto. Questo video vi sia piaciuto e questo vlog vi abbia intrattenuto, magari anche spronato a fare qualcosa in più nella giornata. Ieri pomeriggio in realtà ho fatto a rilento tutto dopo le 5, anzi in realtà anche dalle 4 e mezza. Potevo fare molte più cose, ma le ho fatte più a rilento perché ero stanca, quindi mi sono presa un attimo di pausa. Fatemi sapere anche nei commenti magari che video vorreste vedere oltre ai videoblog, non solo quelli statici, quindi magari scrivetemi nei commenti che tipologia di video vi piace, magari vi porta anche qualcosa di nuovo, fatemelo sapere, l'importante è quello. E detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciate un piccolo like e iscrivetevi al canale se vi ho intrattenuto e siete arrivati anche fino alla fine perché è il momento giusto per farlo. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo tutti quanti i link in descrizione dei miei social, del tablet, di qualsiasi cosa io vi abbia detto in questo video, magari anche dell'iPhone 15 Pro magari, se mi arriva, e vi lascio appunto i link in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Baci!